di esperimento in esperimento, forse ho trovato la strada giusta. Questo che vedete è un motore di provenienza automobilistica, nella fattispecie è il motorino di un tergicristallo, scusate, di un alzacristallo. Andava qui il motore, ha una vite senza fine, come vedete, adesso sta girando. In questo momento è alimentato non a 12 volts ma bensì a 4,5 volts, ma sta andando a tutti i giri praticamente, non c'è reostato, non c'è nulla, gira molto bene. La particolarità è che ha l'asse da 4 mm e poi la parte iniziale della vite senza fine che è da 6 mm, quindi i 6 mm mi sono serviti per Dima. Spengo. E sempre con il solito discorso delle cose rimediate un po' qua un po' là, ho un pezzo veramente vintage molto importante che purtroppo sacrificherò qui, ma del resto è una vita che lo sacrifico fondamentalmente. Allora, ecco qui, vedete, lì ci sono quattro viti perché ho usato un pezzo del meccano che vedremo adesso da sotto, eccolo là. Cerco di andare più vicino, eccolo qui, vedete la vite senza fine che in questo momento non ci serve a nulla. L'ho usato per centrarlo in maniera tale da fare i quattro buchi, e così per essere precisi, perché il buco della centrale qui del disco era da 6 mm, l'albero è da 4. L'albero da 4 è per fortuna la misura giusta del meccano, che hanno gli alberi da 4, e quindi l'ho montato. E adesso niente, riproviamo con la tiritera del reostato per vedere di riuscire a trovare una via per la regolazione della velocità. Questo ci indica che siamo vicini alla velocità giusta, ma vicini non alla velocità giusta. E questo è un po' il circuito, quindi il reostato, la batteria da 4,5 volt, una vecchia batteria che stranamente ancora si trova in commercio. E qui gira benissimo, peraltro. Ok, in uno schema che ho trovato in rete ho notato, ma pensavo si trattasse di un errore, è anche molto silenzioso. Pensavo si trattasse di un errore che praticamente riportava il potenziometro da 100 ohm in serie alla batteria e in serie al motore, e la batteria era una batteria una D-cell, quindi la mezza torcia da 1,5 volt. E mi chiedevo, ma come mai da 1,5 volt, se sul motore, sempre nello schema, c'è scritto motorino, motore elettrico da 12 volt? È presto detto, perché praticamente i motorini elettrici utilizzati sono sempre generalmente su quelli dei vecchi magnetofoni, dei registratori a nastro, e quelli hanno un elevato numero di giri, così come ce l'ha elevato anche questo, in realtà sull'attacco a 12 watts gira tantissimo. E quindi per avere più capacità di regolazione, evidentemente, siccome anche quello chiaramente è uno schema che proviene da vari esperimenti di laboratorio, avevamo trovato che andava bene così. Io adesso da 1,2, una batteria, una D-cell da 1,5 volt non ce l'ho, però ho in compenso un alimentatore carica batteria, in realtà sarebbe da poco più di 2 volt, di un abitatore. Ora vado a prendere quella e attacco quella e vedremo se la situazione ci si semplifica un po'.
Però devo aggiungere un'altra cosa, di esperimento in esperimento, di prova e di fallimento in fallimento. Io sto utilizzando un motore da auto, quindi da amperaggio sostanzioso, cioè un motore che ha una potenza rilevante. Non so se girerà bene con una tensione così bassa. In questo momento sembra proprio di sì. Noi ci siamo vicini, Il problema di fondo è che io mi trovo nella parte estrema del reostato, mentre invece dovrei lavorare in questa zona del reostato per avere più margine di regolazione. Qua giù mi è difficile, anche perché questo comunque è un reostato di potenza. Così sto aumentando, così sto, è troppo veloce, troppo lento. Troppo veloce. Io dovrei trovarmi qui in mezzo. Capite che è difficilissima la regolazione. Ve la dico tutta. Poi comprerò un regolatore elettronico. E adesso sto andando avanti così, facendo tentativi. Ma quando poi il televisore sarà montato, passerò a un regolatore elettronico, perché sicuramente avremo più margine di regolazione. Adesso proviamo con l'alimentatore da 2,5 volt che ho, 2,5, 2,2, adesso non mi ricordo, prima di tutto lo devo trovare, una volta trovato lo collegherò e ci si rivede praticamente dopo che l'ho trovato e ricollegato. Adesso è stabile, non sembra vero, veramente non sembra vero di esserci arrivati alla stabilità. Molto silenzioso peraltro. E niente, il circuito praticamente prevede a sto punto il reostato famoso, e ho trovato un alimentatore che è quello laggiù attaccato alle spine, alle prese, scusate, un vecchio alimentatore da 4,5 volt. Perché quello da 2,5 non andava bene. Vi ho risparmiato questa piccola parte di... Guardate, è fermo. E fluttua però. Ma questo penso sia proprio il top della precisione che potremo trovare. Già che gira senza... Già che gira senza far rumori strani, eccetera, eccetera, è pure abbastanza equilibrato, quindi va bene. Quindi adesso il problema sarà prendere e far sì che il motore venga inserito con precisione in questo buco, che è l'asse, il buco da 6, quindi a me non ci sono nemmeno attriti, l'asse è da 4, e devo creare un supporto preciso per il motore da mettere qui. L'asse è lungo, se riesco a togliere la vite senza fine, senza tagliarlo, cosa che preferirei, sufficientemente lungo per passare anche da questa parte. E poi magari ci faccio anche un cuscinetto con del teflon in maniera tale veramente da creare una maggiore stabilizzazione. Non mi dispiacerebbe arrivare a questo punto con una bella maggiore stabilizzazione del supporto del disco. Adesso faccio un po' di prove, alla fine delle prove farò un altro filmato. Allora, ho fatto un po' di fatica per riuscire a piazzare questo motore di alza cristallo recuperato, suppongo, da una Panda, ma non ne sono sicuro. Ho dovuto tagliare l'alberino, la parte della vite senza fine, ed ho dovuto anche praticamente ricavare la parte bassa, questa qui nera, tagliando il supporto del motore proprio dal gruppo
da cui ho recuperato questo motorino. Un bel lavoretto, perché era importante, mi serviva da dima praticamente per mettere poi le viti, per fissarlo. Questo è il lato posteriore e questo, eccolo qua, il lato anteriore, e qui praticamente abbiamo l'alberino al quale andremo poi a fissare il disco di Nipkow. Però il disco di Nipkow, prima di installarlo, dobbiamo fare un lavorettino, perché io non avevo viti corte. Ecco qua il disco con le viti, con il pezzo del meccano che ha appunto il buco giusto per un albero da 4 mm come quello del motorino che ho appena installato sul telaio. Adesso per gli spazi che ho a disposizione devo rifilare queste viti e lo farò con il trapanino, vedremo un po' se non rimedio nel frattempo 4 viti più piccole, meno ingombranti.